Let's go Virtuous e benvenuti a questo video. In questo caso ho voluto unire due video con un gameplay devastante di sottofondo. In questo caso sto giocando con una sfida che mi avevate proposto voi. Alcuni di voi l'hanno già visto. Era durante il periodo che stavo malissimo e beh, ho fatto una nuclear incredibile, più una quarantina di gunstreak se non sbaglio, con lo Shaiva, con il termico, che tutti dicevano no ma è impossibile eccetera eccetera. Io mi piacciono quando mi dite che alcune cose sono impossibili e quindi cerco di farle. Comunque non è questo quello che voglio raccontare. In questo video, come avete visto dal titolo, è un doppio video. Sì, perché è un doppio video? Perché bene, in questo caso tratterò due serie che faccio qui sul mio canale. Una è accessori sotto i riflettori e l'altra è un commentary. Ma quale commentary? Beh, cosa odio di Black Ops 3 e cosa cambierei a questo fottutissimo gioco. Comunque, beh, cioè, andiamo subito all'interno del video. Andiamo a parlare di alto calibro, perché è questo il perk, l'attachment, scusate, di cui voglio parlarvi. Allora, alto calibro è un accessorio che può essere usato solamente sui fucili d'assalto e sulle pistole. E cosa fa? Bene, dice che aumenta il moltiplicatore dei danni in testa, aumenta i danni che vengono fatti alla testa. Come sapete, su Black Ops 3 i danni alla testa sono stati ridotti. Praticamente quando voi fate headshot a una persona, il danno viene moltiplicato per 1.1 o aumentato del 10%, come lo volete dire. Questo vuol dire che non è come gli altri Call of Duty, in cui quando facevate un headshot perché vi sparavo nell'arma vi si alzava, o per sbaglio sparavate alla testa, o perché eravate precisi o altre cose, una persona la distruggevate in testa. Questo non esiste più in questo gioco. Ma attraverso alto calibro bisogna dire che questa cosa è tornata. Per prima cosa bisogna dire che alto calibro è uno degli accessori che io più odio in questo gioco, che secondo me dovrebbe essere veramente rimosso, o comunque non ha senso con la meccanica dei gunfight, di quando ci si spara in un 1v1. Cosa vuol dire questo? Come sapete, su Black Ops 3 le armi rinculano quando vi sparano addosso, cioè si alzano per come se il vostro personaggio tentenna. Cosa vuol dire questo? Si chiama flinch in inglese. Beh, è una cosa che io odio, perché tante volte magari mirate al petto, un pochino più basso del petto, vi sparano addosso, l'arma si alza e arrivate a colpire la testa. Ok, senza alto calibro sicuramente non dà nessun problema, ma ragazzi, quando si usa alto calibro questa cosa cambia. Alto calibro aumenta i danni che voi fate con la vostra arma del 50%, cioè il moltiplicatore arriverà a essere 1.6 su qualsiasi arma, su qualsiasi fucile d'assalto, su qualsiasi pistola, tranne per quanto riguarda lo Shaiva. Lo Shaiva ha già un moltiplicatore di suo alto per i colpi alla testa, perché come sapete è una delle armi che uccide con due colpi al corpo e quasi sempre con un colpo alla testa, a seconda comunque della distanza. Con alto calibro questa cosa aumenta ancora di più, portandola a 1.8, cioè all'80% in più di danno, finendo quindi per one shottare qualsiasi giocatore in testa. Quindi le armi diventano veramente forti. Alto calibro è uno degli accessori secondo me più sbroccati in assoluto, perché aumentare del 50% il danno di un'arma, in questo caso 60% unendo quello del headshot normale, vuol dire che per esempio Manowar, che fa 40 di danno più il 60% del danno, ragazzi, toglierete quasi due terzi di vita a un giocatore mandandolo one shot, e quindi basterà una caduta, un qualsiasi cosa praticamente per ucciderlo. Quindi questo è uno degli accessori che io odio di più, ma è anche uno dei più forti, ed è per questo che quando vedete le partite della Lega Mondiale di Call of Duty o COD War League, beh, è sempre bannato praticamente. Oltre a questo, alto calibro secondo me è un accessorio che randomizza il gioco, cioè lo rende più random, più casuale, perché con il sistema di flinch che l'arma rincula, beh, ogni tanto farete degli headshot a caso e ucciderete in testa. Quindi una cosa che veramente mi dà fastidio, e quando mi capita e quando vedo uno che lo usa, specialmente sulla K, sul Manowar o sull'M8, cioè che io gli sparo, loro mi sparano per secondi, nemmeno mi stanno mirando bene, l'arma gli si alza, mi fanno headshot e mi uccidono. A me fa rosicare veramente tanto e fa incazzare, perché questo qua è veramente una cosa secondo me random, che non ha nessuna abilità, basato solamente sulla fortuna, sul caso, su un vaffanculo, ecco, diciamolo. Comunque ora siamo arrivati al punto chiave del video. Voi avete sempre voluto sapere cosa avrei cambiato su Black Ops 3, cosa mi piace, cosa non mi piace. Beh, ci sono molte cose da dire. Black Ops 3 mi piace perché porta un po' di novità. Il sistema di rinculo è molto diverso, se volete vi parlerò poi del sistema di rinculo. Hanno molto spinto sul competitive, ok, qua in Italia no, però comunque hanno spinto molto sul competitive all'estero e sta andando alla grande. Io sono felicissimo di questa cosa.
oltre a questo, un'altra cosa che mi piace di Black Ops 3 è come si spara con le armi, il rinculo delle armi che hanno, le armi che hanno scelto di mettere, anche se non mi piace ovviamente il tema futuristico di queste armi, perché, non lo so, Black Ops 2 era futuristico sì, ma non era tanto distante, diciamo, dal periodo futuristico di MW2 e MW3, quindi alla fine lo potevo sopportare, ma odio un pochino i giochi estremamente futuristici di Call of Duty, quindi secondo me questa qui è una cosa che non mi piace e cambierei assolutamente, cioè il fatto di tornare comunque a un, come posso dire, indietro a quello che era una cosa simile a Black Ops 2 o comunque Call of Duty 4. Mi piacerebbe tantissimo un ritorno a quell'epoca, a quel tempo, molto realistico come ambientazione, dico, pure gli scenari di combattimento. Una cosa che odio sono il fatto che piano piano Call of Duty di anno in anno sta diventando un gioco sempre più basato sul divertimento, su mettere scenari improponibili come lottare in un acquapark, quando invece, ragazzi, se voi giocavate a Call of Duty 4 c'erano scenari come per esempio la mappa blocco a Chernobyl, c'era Schianto col Black Hawk distrutto in mezzo, Mirino ambientato in Iraq, Afghanistan, lì dov'era, dove praticamente ci si scontrava in questa strada in discesa che era molto bella, c'era poi Condotto ambientato in Russia, comunque le mappe erano molto serie, pure i personaggi. Invece ora hanno equipaggiamenti divertenti, skin con cose colorate addosso, strane, e non mi piace questa cosa, perché mi piace più il fatto che Call of Duty sia un gioco serio, non realistico, perché ovviamente è un FPS arcade, però che sia comunque l'ambientazione realistica e le armi pure. Un'altra cosa che io cambierei assolutamente sono gli specialisti, io li toglierei definitivamente perché sono una cosa random all'interno del gioco, o se proprio li dovessi mettere all'interno di Black Ops 3 non farei che tutti lo possono prendere così a gratis. Una cosa che odio è che gli specialisti vengono presi alla fine da tutti almeno una volta a partita, e secondo me è sbagliatissima come cosa, perché alcuni hanno un potere di fuoco devastante come Shite, Macchina da Guerra, Tempest, Annihilator eccetera eccetera, e altri hanno delle abilità sgravatissime, guardate l'armatura kinetica, la Kinetic Armor che aumenta del 250% la salute, cioè, ragazzi, sono cose che a me non piacciono sinceramente all'interno di Call of Duty. Preferisco il gioco più normale, ognuno ha il personaggio senza niente, ha le sue armi, ha le sue classi e punto. Quindi questa è una cosa che io cambierei assolutamente. Un'altra cosa che odio in questo caso e cambierei di Call of Duty è il lag compensation, lo toglierei definitivamente perché secondo me rovina l'esperienza di gioco di molte persone, specialmente di chi ha una connessione buona e trovandosi il matchmaking basato sulla regione si ritrova magari a giocare con gente con connessioni un pochino più scrausere, e la lag compensation fa in modo che la tua connessione che è buona, che magari la paghi, hai la fortuna di averla, devi giocare male. Lo so, molti che diranno ma io la connessione scorso, la compensation mi serve, ma la lag compensation non è come dovresti giocare a Call of Duty, non è come lo dovresti giocare. Sì, magari lo giochi per divertimento e se laghi è un tuo problema, non ci si può fare niente, ragazzi, che uno ha problemi di connessione, non per questo chi non ce li ha deve avere uno svantaggio rispetto a voi, non è che sono stronzi loro, non ci si può fare niente, è così, siamo in Italia, ragazzi. Ora piano piano sembra esserci un progetto di Renzi per espandere le connessioni, migliorarle in questo caso, dovrebbe partire quest'estate, speriamo bene. Comunque, un'altra cosa di Black Ops 3 che io cambierei assolutamente, oltre al, come ho già detto, tutte queste cose, sicuramente andrei a cambiare il sistema di matchmaking di arena. Cambierei arena definitivamente, darei dei reward, non so come dirlo, delle ricompense, ecco, per chi arena arriva ai gradi massimi della stagione 1, 2, 3, 4, le varie stagioni che ci sono. Incentiverei quindi i giocatori a giocare anche lì, avendo delle cose esclusive, perché come quando fai pubblica ci sono le mimetiche, ci sta Dark Matter, ci stanno gli emblemini, e altre cose varie, un zombie pure, ci sta la stessa cosa, ci vorrebbe qualcosa anche per arena. Inoltre farei in modo che il matchmaking di arena fosse basato su uno skill level come quello di Halo, dove se tu sei livello 50 nella modalità competitiva di Halo, su COD sei allo stesso modo a livello 50, tu giochi con le persone di un livello o inferiore al tuo o superiore al tuo di uno o dello stesso tuo livello, così almeno il gioco rimane sempre basato sulla propria abilità, non potete beccare persone troppo più forti, persone meno più forti eccetera eccetera. Un'altra cosa che farei è cominciare a mettere delle penalità per chi quitta dalle partite. Questo perché
odio quando ogni volta prima di tutto entro in partita e già iniziate. Seconda cosa, la gente quitta in partita se tiro qualcosa, o quelli in squadra con me quittano se si sta perdendo. In arena stessa cosa, io metterei delle penalità perché non è giusto che rovinino l'esperienza degli altri giocatori, queste persone che magari pensano a radio o non sono in grado di migliorarsi. Perché ragazzi, ricordate sempre questa frase: winning is teaching, losing is learning. Sempre, pure in pubblica, pure in privata, dovunque questa cosa. Comunque, l'ultima cosa che vi volevo dire è che ci sono anche degli aspetti positivi in questo Black Ops 3. Il primo sono i 60 fps fissi che rendono il gioco veramente bello agli occhi, fluido, veloce, eccetera, eccetera. Il secondo, quanto stanno spingendo il competitive, assolutamente. Questa è una cosa molto importante, secondo me, e... Terza cosa, la tipologia di gameplay. Ma c'è una cosa che veramente mi dà fastidio e io vorrei si tornasse a un vecchio stile di Call of Duty. In questo caso sto parlando del nuovo sistema di movimenti. Ragazzi, io non ce la faccio a concepire COD così. Non è Halo, dove ci stanno i salti, gli spostamenti veloci, eccetera, eccetera. Anzi, e poi Halo non è nemmeno così veloce. COD è un gioco molto veloce basato solo sull'asse X, cioè orizzontale. L'unica cosa era salire sopra degli oggetti, magari una casa al primo piano, ma non di più. Non volare, camminare sui muri. Sì, è figo, sì, serviva perché la gente che ha preso Advanced Warfare, che era una novità, non poteva passare di nuovo a un gioco orizzontale, perché comunque hanno portato molte nuove persone sul, diciamo, sulla strada di un Call of Duty particolare, in questo caso dinamico, veloce, con jetpack e altre cose. Comunque, siamo arrivati alla fine del video, bitches. Io vorrei quindi tornare a un Call of Duty normale, a una sorta di COD 4. Io vi saluto, let's go, bitches.